Le norme anti-Covid, rafforzate in questo periodo natalizio, impongono serie limitazioni negli spostamenti nei momenti di festa. Il clima sembra per molti compromesso, ma se gli assembramenti sono vietati, non si deve rinunciare a una casa accogliente addobbata. Abbiamo chiesto a Mauro Fanesi, titolare della fioreria Mauro di Sinigaglia, di farci vedere come preparare le nostre abitazioni per le festività natalizie. È abbastanza semplice, abbiamo diverse cose in casa, qualunque contenitore, anche una cosina simpatica sull'acciaio, dove è possibile prendere delle bacche che ci sono comunque tranquillamente in natura sul rosso, delle foglie colorate, si possono anche colorare con degli spray che magari abbiamo dentro casa e creare una struttura che sia concepita con delle foglie che diano una sensazione di fiore, quindi dei petali che sono esterni e il centro crearlo con il rosso in modo da dare una sensazione quasi di fiore che è sulla tavola, e utilizzare lo stesso materiale da inserire, da mettere nel tovagliolo, qui con un piccolo spago, un piccolo nastrino colorato, diano la sensazione di natalizio e che fa riferimento al centro tavola e che accompagna quindi tutta la tavola stessa per tutti quanti, insomma. Non c'è bisogno di utilizzare chissà che cosa, anche i nostri bicchieri girati, rovesciati e sulla parte sotto dove poggia il bicchiere mettere una candelina da accendere e ognuno mettere una candelina, capito, sollevata da un qualunque bicchiere, il sotto del bicchiere se è trasparente mettere anche della verdura che può essere anche il prezzemolo, il sedano di casa, dei piselli, delle cose che comunque diano una sensazione di verde che sorregge la nostra candela. E secondo me sono sufficienti avere piccole cose che comunque tutti quanti utilizziamo in questo momento dentro casa.